È possibile utilizzare il kit di gonfiaggio per riparare un pneumatico danneggiato purché le forature non siano localizzate sul fianco e non superino i 4 mm. Prima di eseguire la riparazione, parcheggiare il veicolo lontano dal traffico, accendere le luci di emergenza e ricordarsi di applicare il freno di stazionamento. Se si parcheggia sul ciglio della strada, ricordarsi di avvertire gli altri utenti della strada della propria presenza con il triangolo di emergenza. Il kit di gonfiaggio si trova nel vano portaoggetti sotto lo sportello nel vano piedi del passeggero anteriore. A seconda del modello, collegare o avvitare la tubazione flessibile del compressore alla bombola. Quindi, collegare il connettore della bombola di gonfiaggio alla valvola della ruota. Infine, collegare il cavo di alimentazione elettrica alla presa accessoria. Le specifiche della pressione di gonfiaggio sono riportate sul telaio della porta del conducente. Accendere il motore. Quindi avviare il compressore per ottenere la pressione richiesta. Se dopo 15 minuti non è stata raggiunta la pressione minima di 1,8 bar, la riparazione non è possibile. In questo caso, contattare un rappresentante del marchio. D'altra parte, se la pressione consigliata è stata superata, premere questo pulsante per ridurla. Al termine della riparazione, guidare per circa 3 km a una velocità inferiore a 60 km orari, in modo da distribuire uniformemente il prodotto del pneumatico, quindi fermarsi e controllare la pressione. Tenere presente che le pressioni di gonfiaggio devono essere controllate solo con pneumatici freddi. Se invece la pressione è maggiore di 1,3 bar, ma comunque inferiore al valore consigliato, utilizzare di nuovo il kit di gonfiaggio. Se la pressione è inferiore a 1,3 bar, significa che non è possibile effettuare la riparazione. In questo caso, contattare un rappresentante del marchio. Nota bene, questa riparazione è solo temporanea e consente di guidare a una velocità massima di 80 km orari per non più di 200 km. È essenziale che il pneumatico venga riparato o sostituito da un professionista il prima possibile.